anche Monte di Procida questa sera, 8 marzo, festeggia la festa internazionale della donna, che ovviamente viene da lontano. Sono certo che tutti voi lo sapete. Pensate. Amiche ed amici di montediprocida.com, benvenuto, 8 marzo ovviamente, festa della donna. E noi siamo con l'assessore Nunzia Nigro, ormai una tradizione questa a Monte di Procida che risale al 2006. Si era iniziato nella sala consiliare Ludovico Quandel, si è poi spostata la manifestazione qui al Laboratorio delle Arti. Perché festeggiare? Non festeggiamo. Ricordiamo questo giorno 8 marzo per far sì che tutte le donne possano comunque ricordare la conquista che fino ad oggi loro hanno avuto facendo questo percorso lungo ma sicuramente pieno di soddisfazioni, perché in realtà le donne nel tempo hanno conquistato spazi che erano completamente negati. Allora, vogliamo descrivere un po' la manifestazione a chi magari non potrà seguirla dal vivo? Allora, la manifestazione oggi noi l'abbiamo incentrata su un tema attualissimo, lo stalking e il femminicidio. In realtà vogliamo con questa manifestazione sottolineare che le donne purtroppo oggi subiscono violenza quotidianamente. Ecco, l'anno 2012 non è stato propriamente un anno semplice per le donne, 124 omicidi, assassini che peraltro avvengono sempre in ambiente familiare, lì dove invece ci dovrebbe essere la protezione. In realtà la donna proprio all'interno della famiglia subisce violenza, e questa violenza è continua, è una violenza psicologica, è una violenza fisica purtroppo. E ancora oggi, nonostante una legge varata da pochissimi anni, purtroppo in tribunale il tutto si ferma e il seguito purtroppo è nefasto, perché poi alla fine vediamo donne ammazzate nonostante la richiesta di tutela che hanno comunque rivolto all'autorità giudiziaria. Nonostante questo c'è un motivo per festeggiare l'8 marzo? Non mi piace il termine festeggiare, ricordare un momento importante iniziato con una tragedia che poi nel tempo comunque si è sviluppato, ahimè, in modo goliardico. Noi dal 2006 vogliamo ricordare ogni anno questa manifestazione toccando sempre temi di interesse per le donne. E proprio stasera noi con questa manifestazione, dove io anche come assessore all'istruzione ho coinvolto i ragazzi del liceo Seneca socio-economico di Monte di Procida, li ho coinvolti per dare un segnale forte alla nuova generazione, in realtà che la violenza va abolita nelle sue forme, in tutte le forme. In tutte le sue molteplici forme. Mi ha dato questo simboletto, lo vogliamo spiegare ai nostri amici? Diciamo che stasera consegniamo questo simbolo, che è un fiocco che vuole significare questo. Noi siamo contro la violenza sulle donne, ma non soltanto sulle donne, contro la violenza in genere. E allora noi la ringraziamo, ovviamente le auguriamo buon lavoro, montediprocida.com, felicissimo di essere qui. Grazie. Ma quei nomi sono tutti, quelli tornano come muri, donna come l'acqua di mare, chi si vuole.
al Laboratorio delle Arti, 8 marzo, Festa della Donna, siamo in compagnia di bellissime donne. Allora, professoressa, il senso dell'8 marzo? Allora, il senso dell'8 marzo sicuramente è un messaggio da dare alle donne. Il primo è quello di cominciare realmente, concretamente, ad affrancarsi rispetto a certi luoghi comuni, a certi stereotipi che ancora oggi chiudono la donna, la tengono chiusa, la tengono ancora, diciamo, ferma e non le danno la possibilità di esprimere liberamente la propria creatività. E poi l'altro messaggio, sicuramente il senso dell'8 marzo, è dare alla donna fiducia in se stessa, convincerla della necessità di continuare a lottare per riguadagnare i propri spazi, per mostrare quello che la donna veramente è e sa fare. Allora, per il suo lavoro ci saprà dire, piccole donne crescono, come crescono? Allora, le donne crescono veramente se si cresce in un clima di libertà, se ci si sente libere interiormente e si ha la possibilità di dare veramente il meglio di sé, con mente libera e con cuore libero. E le donne, non è anacronistico questo discorso, noi immaginiamo di vivere in una società in cui la donna è libera, ma soprattutto nel meridione, in una società, diciamo, meridionale di provincia, c'è ancora molto da fare per le donne che sono ancora piccole ma vogliono crescere. C'è ancora parecchio lavoro da fare, lei però ormai è diventata famosa anche per il libro 14, l'abbiamo già presentato noi di montediprocita.com, stasera ne parlate, cosa carina però a parlarne sarà una studentessa. Sì, assolutamente, stasera ho voluto con me sul palco delle mie alunne, soprattutto a presentare ci sarà Valentina Amoroso, che è una mia alunna, che è una donna, che è una mia alunna, quindi per me il doppio piacere di avere con me una donna giovane e anche una mia brillante alunna. E allora, giovane donna, cosa mi dici del libro della professoressa Iaccarino? Allora, volevo dire, non solo sono onorata di presentare il libro, ma proprio di partecipare attivamente in questa manifestazione, proprio perché, appunto, come dicevamo prima, le donne, soprattutto nel meridione, sono considerate ancora come... non c'è ancora quella libertà, quella emancipazione in cui noi crediamo di vivere. Quindi partecipare a questa manifestazione per me è veramente importante. Volevo soltanto dire una cosa. Prego. Quindi stare qui per noi è veramente un senso di testimonianza e dobbiamo ringraziare moltissimo l'assessore Nunzia Nigro, di cui condividiamo appieno non solo le idee ma proprio la sensibilità. Cioè, noi siamo proprio trasversalmente, cioè tutte noi che abbiamo partecipato a questa manifestazione, condividiamo le idee e la sensibilità dell'assessore Nunzia Nigro e la ringraziamo. E allora noi invece ringraziamo voi. E ovviamente ricordiamo anche il libro 14 della professoressa Iaccarino, che trovate nelle cartolibrerie di tutto il paese. Grazie, grazie e buon lavoro. Sempre al Laboratorio delle Arti, questa volta in compagnia di Antonio Sabatano. Allora, Antonio, vedo alle nostre spalle delle fotografie. Perché queste fotografie? Perché oggi l'8 marzo? Allora, queste fotografie innanzitutto per portare a conoscenza dei nostri giovani di quello che era una volta Monte di Procida. E praticamente noi partiamo da, quasi dalle origini della nascita di Monte di Procida. I primi cellai. La mostra, vi chiederete perché in occasione della Festa della Donna? Beh, la risposta è semplice, perché comunque in questi luoghi molte donne hanno dato un contributo proprio a portare avanti un certo discorso all'interno di questi cellai e per far sì che Monte di Procida oggi fosse questa bellissima borgata. E infatti, come potete vedere, sicuramente Paco poi riuscirà a riprendere un po' tutte le foto dei cellai di cui parlava Antonio Sabatano. Antonio, siamo solo a Monte di Procida oppure ci sono foto di altri paesi? Allora, diciamo che quasi tutti questi cellai che voi vedete sono di Monte di Procida, alcuni si trovano sul lato confinante di Monte di Procida, che però, se ritorniamo indietro col tempo, facevano parte della famosa Starza di Cappella, che era inglobata, diciamo, nel territorio della mensa arcivescovile di Napoli, che faceva appunto capo anche Monte di Procida. Allora, noi ti ringraziamo, vedete che anche Antonio è ovviamente il simbolo della manifestazione. Caro Antonio, ti ringraziamo, buon lavoro. Grazie a voi.
A chi do la parola? Alla professoressa Altieri? La piccolina Tilda? Al professor Aiello allora do la parola. Grazie, grazie veramente. Before unreachable nebulae.